è sempre in agguato. Ah, sono cominciati, ok, scusate. Quindi ok, comincia Bowser Jr. Mm. E appunto, in generale... Dici che non è così, ma... Ok, comincia, ma Osamu, mi piace cominciare. Con la sua bella prima. Command grab, però... Ecco qua. 68%, e tu cosa puoi farci? Niente. Non è particolarmente... Mi pugna prendersela. Se la prende come se la prende ogni altro personaggio nel roster. Tranne forse, che so, Shulk. Poi non so se riprovo a andare forse più vicino. Mi dicevano prima. Nel frattempo è morto, scusate. Vediamo. Ah. Bowser Jr. Va bene, non importa, è un personaggio esplosivo. Quando funzionerà? Aia. Ecco. Ecco quando funziona. Ma di nuovo. No, vi prego. Ok. Provato a overestendere. Però Osamu ha avuto abbastanza awareness da andarsene. Ah, è morto? No, sì. Te volevo chiedere appunto in che percentuale secondo te Junior muore. Adesso abbiamo una prova tangibile, è sui 90. Però alla fine è sempre la solita questione, perché up B di Mipugno è tanto knockback base e poca crescita. Sì. Dunque non è tanto a che percentuale uccide quanto a che altezza ti uccide. Giusto, adesso e per quella me lì era ce l'altezza. La fa. Cosa fa? Ok. Comunque, a forza di stock che scoppiano senza il tempo di poterle guardare, ci si è riportati su una situazione di secondo stock. Ok, volevo dire che sì, che Junior ha difficoltà a uccidere. No, se leggi questi approcci, no. È particolare perché appunto Junior uccide quando è bello up close. Ci sono i tool da furto, F smash, down smash, se proprio metti il Barry e vuoi sentirti fenomenale. Non uccide. Vedi, era è tutta altezza alla fine. È lì la questione. Ecco. Quella Biri era un po' più campiato per aria. Ok, no, non decide di continuare. Benissimo. Purtroppo è mancata la l'hitbox del finisher a quel down air che non ha potuto convertire. Ah, è prima shield, ecco. Ha sempre questa opzione che frame è tipo 5 il trapper. Non ho presente. Sarò onesto, è abbastanza veloce. Assai. Ok. Eh sì, giustamente. Sentiamo un Junior che prova a fare anti-air con gli up smash. Ecco, così lo uccide, perché sì, no? Ma non so. Continua. Ecco, adesso mamma è il percent di up smash, ma comunque è una mossa frame 7. No, è il landing lag della vita, ma lo punisce con... No, oh. Sopra la sua piattaforma? Potrebbe. È probabile. Prima era questa percentuale, stock number one. Sì. Ci prova. Basta, no, no. Stanno continuando a volare da ambi i giocatori degli up B. Che ogni tanto sfiorano il campato per aria, ogni tanto sembra una strategia rischiosa. Che cos'è il genio? Quel che non possiamo capire noi comuni mortali, dopo tutto. È combo, ma non uccide perché esatto. Ha insegnato che... No, tutta no, growth. no, basta. Ah, perché la gente entra bomba, in queste cose? Lì. Capita, ma... Mi fa... No, strano no, assolutamente. Più che altro... Up B esplosione è molto suscettibile a DI. Però nessuno sa che DI. No. Che angolo manda secondo te? Al mio disegno? Abbastanza 45 gradi. Ah, quindi... Cioè forse più orizzontale. Aspetta, sto per fare un miracolo. Veloce io. Non è vero, non sto per fare un miracolo, li ho finiti. Ah, ma ci sono... Aspetta. C'erano questi, non so di chi fossero. Polfish Industries. Polfish Industries. Della Mafia International. Riferimenti antichi. Ormai io c'ero. C'ero anche io. Frame. Ok, lui dice frame 3 la P. Ok, forse è un po' tanto 3. È così. Sì, comunque siamo in quel range. Comunque è veloce. A livello Mario tier di up B out of shield. Livello mi metterei a piangere senza un'altra. Non Game & Watch, appunto lui. È 3. Sì, che nel 2 c'è 3 con invincibilità, con hitbox tutto il male. Ovunque, quindi non è che devi anche fare reverse. No, prego. Nemmeno c'ha più le windbox. No.
c'ha pure l'hitbox in salita. No, stavolta siamo nel triplat, che è ancora più goloso per il Nidrowler, però in teoria anche per, sì sì, cioè lì c'è il nostro esperto Junior, l'ho studiatissimo. Però la cosa semplice di Junior è, gli piacciono i triplat, solo che piacciono di più a tutti gli altri personaggi, dunque finisce che spesso non ci giochi. Certo, è bello fare Apeir fino a 80 al posto che 60, però gli altri personaggi dalle Juggle ti ci ammazzano consistenti. Junior è tipo più un fai 50%, un 50-50 trattino matchup check, più matchup check che 50-50. Capito. E che io sappia, Osamu ha giocato un gran bel po' contro Broly. Ah sì, mi ho dimenticato. Sì, fatto. Vediamo se l'Alzheimer non ha ancora colpito. Meglio. Sei giovane tu. Me lo auguro. Appunto. Finora. Vediamo. Oh, grazie. Prova la Rolly. E se ne va. Invece, giustamente. E ne viene punito. E lo rifà. Non funziona il primo, funzionerà il secondo. Mamma, si continua. Lui non ha paura, il signor Osamu, di usare il Trapper. Wow, è vivo. È ancora una no, no. Da un smash ammazza più tardi di quanto crederesti. Ora? Jab, ah sì sì. Lì. Ok. Scoppiato. La percentuale di kill consistente è fai 120. E lì era. Ha un abbondante 130, felicissimo. Ecco lì. Ecco qua. Fatto grandissimo amante del downer di Bowser Jr. Che tra i suoi vari usi di nicchia ha. Confermare in una grab a zero, molto comodo. Confermare no, è abbastanza insicuro. Però ci si casca, ragionevolmente. Però devo dire, mi mancano i side B in neutral. Quello era un bel meta. Era tanta roba. Ma come gli han buffato la, come si chiama, la sterzata. Spin out adesso. E 70 quando lo stacca a bordo. Sì. Triplat, signori. Forse neanche serviva o si era. No, serviva, okay, cioè è rimbalzato. Ok. Ma l'animazione del side B è fatto schivare. Bellissimo. Pato sta perdendo la pazienza. È ragionevole, è particolare mi brawler. Di sicuro non resti qua calmissimo. Ecco. Oh, vabbè. Chiude. Sì, ci prova questi up smash per sigaro. Frame set sono. Di landing lag. Scusa, landing lag. No, landing lag ce n'è un po'. No. Però abbastanza da tirarli così, di sicuro. Ok, no, ero già a dire se acabò. Ah, peraltro Armor di Junior è riuscita a parare un pugno del signorino. Non me lo aspettavo. Pensavo che fossero tutti troppo forti per Junior. E se ne va. No. Se acabò. Wow. Non pensavo che avesse tempo l'F Smash di uscire. No, forse è rimasto la frame data di Smash 4. Mi sa. Su Smash 4 non era ancora più cattivo Mi Brawler. Dipende, i normals erano tremendi. Il back air. Ah, era solo con l'F Smash. Sai quanti frame attivi aveva? Quanto? Uno. One frame punch. Belandi. Faceva. Puh. E poi lo guardava al pugno per dire. Invece qua. Riparto. Ma ok, subito, switchato, basta. Ah, ecco, infatti. Via, falco nero. Ah, perché su Smash 4 erano i leggeri quelli cattivissimi, mi sono ricordato. Però nel frattempo abbiamo una cutscene, fai con calma. Sì, sì, ah, no, è vero. È finita, iniziato a fare. Mi tocca commentare. No, non Wario. Falco nero, eccolo qua. E stavolta ci troviamo su Low Bastion, che ok. Mi sembra abbastanza buono per Falco, contando che cioè, in generale, ci sono stati brutti per Falco? Non mi pare. Certo, ha un movimento verticale che tutto il cast gli invidia, e giustamente pure. Sì, immagino sia una situazione da meno belli, non più brutti. Sì. Però, appunto, okay. Anche orizzontalmente, tra laser, tra side B, o comunque altre cose, ha un buon controllo. Pro e contro, aia. Ok, non riesce a azzeccare il timing. Aia. Cominciato da cazzi. Già finito. Si vede che ne esce dall'utilizzo di un altro personaggio. Ok. Il Derek vince l'interazione in neutral in faccia a faccia. Mamma mia. Molto. E scoprendo cose in diretta. Come? Falco! È volata via.
Ok, quindi forse dici che hai un po' di esperienza con Junior, ma con Falco forse. Sa, non ne ha altrettanta, non dico Osamu. Ah sì, sì. Assolutamente no, cioè non so che ancora adattato. Pato e Osamu hanno giocato più volte. Ahia. Però non credo che Pato gli abbia mai piccato qualcosa con la Junior. Appunto, lui ha fatto side B di Falco, quanto è un shield? Perché io so quello di Fox. È 20 tipo. Falco, se è la stessa cosa, beh, avrebbe potuto punirlo, ma fa niente. Vabbè. Fa niente. Ha comunque preso la stock. L'importante è quello. Perché l'up smash di Brawler esce abbastanza. Meno le frame 20, sicuro. E cominciamo. Pronto a scommetterci. Eccola qua. No. C'era quella prima. Stava per esserci. Eccolo lì. Ok. Ancora. Più Pato fa le sue cutscene, più sembra difficile per Osamu il recupero adesso. E cosa? Perché vola? Fai brutta posizione per il bro. Ed è andato giù. È andato giù. 2-1. Il falco di Pato funziona. E ne abbiamo conferma ufficiale adesso. Vabbè no, mi sa che già prima... Non ho sbagliato, ci ha dato gran mostra del suo falchetto. Aiuto. Quello a sinistra. Grazie. Ok. Si torna su Battlefield. Stavolta con un personaggio che prende pienamente vantaggio di... O farà di nuovo... Ah no, Small Battlefield, non Battlefield. Però vediamo, con che personaggio? Mega Man? Chi usa? Falco, ok. Falco, lo tiene. Adesso resta solo che Osamu si adatti a questa nuova pick di Pato. Perché... Sì, purtroppo... Game scorso ha subito. Sì. Falco ha gli strumenti per dettare un po' il tempo del gioco. Dipende di Junior che mette i suoi proiettilini e incrocia le dita. E appunto, cioè... La vera difficoltà con Junior è riuscire in qualche modo a dettare il tempo del gioco, perché se l'avversario dà il suo, Junior non riesce a starci dietro. Wow! Morto! Non scoppiato! Ecco qua. Chiederemo a Osamu se ha il training modpack per allenarsi queste combo. Non niente. Molto probabilmente. Scusate, Kaglia fa malissimo. È vivo. Però sì, non stiamo vedendo la stessa partita di prima. Poco ma sicuro. No. È un falco che le sta prendendo. Osamu, in questi secondi da un match all'altro ho pensato, ok, devo fare questo. Puliscilo. E vabbè, ora controllo. Arriverà col tempo. Vediamo lì. Alla fine sì, continuiamo a rivederlo. Osamu c'ha la B facile. È un giovane che cede alle tentazioni della carne. Premere up B e... Perché no? Perché metti una pressione incredibile all'avversario. Che ci si pro. Ok, l'altra kill move, eccola qua. Leer e trapper. Pam, 22%, la command grab easy. Portandoci stavolta su. Fai la stessa situazione del game prima, ma a player invertiti. Però vediamo, anche se ha iniziato una cutscene. E? Che potrebbe addirittura. Mamma mia, quasi. Basta, lo controllo, sono arrabbiatissimo. Eccoli. Ah, quella tilt non è riuscita. Da quella tilt non è riuscita a convertire, purtroppo. Però. Comunque vedi che. Interessante. Up smash. Up smash, sì. Trapper. È vero, anche up esce prima. Di sicuro è sul range che dicevamo prima. Però il meno 14 del side B di Falco. Però adesso. Se non lo. Ho visto il down air. Che abbiamo visto con lo Shuan che gli piace. Che potrebbe. No. Ecco qua. È uscito anche il balletto di neutral con quel dash attack. E. Di Ice Spell, non importa. Bandito. Allora, questa è tutta rage. Dai. Non dimentichiamo.
dai. Un trap. E te ne va. Non serve. Ma anche un bear. Undercare, due signori. Cosa farà il pato? Vediamo, potremmo vedere anche un ritorno a Junior, secondo me, perché di sicuro se riesci a tenere l'avversario in panichetto, diciamo, continuando a cambiare personaggi, alla fine è un costante, ah, mi devo adeguare al gioco di questo personaggio, adesso l'altro, però resta il Falco. Dunque il game 5, stavolta di nuovo su Hollow Bastion, che prima ha fatto fortuna per Pato. Sì, è davvero frame track comunque il track. Vediamo. Quindi comunque, vabbè, possiamo dire che Osamu è ligure. Sì, è ligurissimo lui. Quindi nel prossimo PR direi che... il nostro... no. Molto probabilmente sì. Non si fanno spoiler, ma se non sbaglio dovrebbe. Sì, non ha mai partecipato al torneo. Oh mio Dio, era ancora combo. E qua c'è... giusto. Questo è uno stock intero di extra credit. Non è una cosa che butti via... contro Brawler. Ma no. No, era giusto per dire, vediamo se abbiamo un altro ospite non ligure che se ne va eliminato da un ligure. Ad honorem. No, non ad honorem, non dimentichiamoci. Sì, guarda, Paul Fish Stats conferma che ha partecipato abbastanza a tornei. Bene, bene. Paul Fish sempre attivo nelle retrovie. Sì, io non gioco, però. È sempre dei nostri. Eccoli, oh, che cominciano ad arrivare quelle punish di Up Smash. Cosa, sono felice. Riusciremo a vederne una su Side B entro fine dei game? Io voglio crederci. Tanto va, bello. Ha provato. Se ne va? No, non ancora. Anzi, bravo Osamu che cerca di non overcommittare. Aveva una giusta l'idea lettura. L'idea c'era. Solo che è tempismo sbagliato. Mamma mia. Dai, sempre happy facile. Happy trigger. Happy. Ok. Trade. Vedi che adesso con quell'extra credit ha fatto quasi tutto uno stock di Falco. Perché sì, adesso il prossimo bail, il prossimo B, il prossimo qualsiasi cosa termina lo stock. Forse non da un smash on shield. Un po' goloso. Assai goloso. Ecco qua. Non riesce a concludere sto stock. Vabbè. Più che altro gli mancano le conversioni da neutral che non siano da stray hit alla fine. Perché? Sì, perché ormai combo col trap per noi fare un raw hit. Sta provando. Infatti. Calmati. Ok, ce l'ha fatta. Sweet spot nair. E vedi che però il gap un po' si è chiuso, di sicuro in confronto al primo stock siamo già in una situazione diversa. Non solo diversa, ma che vedo fattibile per Pato. Bravissimo che ha tenuto a mente bene lo spacing di Side B di Brawler e così punendo ottimalmente. Stessa cosa si può dire di Osamu che... non si sta facendo prendere dagli speciali di ritorno. Oh mio Dio, perché andavi là? No! Paura, sensazione. Vabbè, se lo poteva concedere comunque. C'era un gap significante. Di sicuro Pato con un'altra cutscene, un altro straight. Sì, l'avrebbe un chiuso. Un edgeguard. Adesso appunto è. Anzi, forse è più nella situazione in cui gli conviene essere a bassa percentuale per non essere cacciato via a ogni mossa. Oh oh. Ah no, è vero, però è Falco. Comunque, cazzi. Vediamo qua. Finito. L'ha mancato. Sarebbe dall'altro morto, lato. Sì, sarebbe morto. Facile. Vediamo. No, non mi dire. Falco Phantasm. La vedo, guarda lì. Proprio disgustato da se stesso. Sti sono un face in cover.